Domenica di gara qui a Spa, dove siamo pronti per l'evento di oggi della Formula 2. Le monoposto sono quasi pronte, andiamo a raggiungerle in pista per quella che promette di essere una gara al cardiopalma. Spa è un circuito gigantesco con un tracciato di ben 7 km, con lunghi rettilinei, curve ad alta velocità ed enormi dislivelli tra i vari settori. Questa pista ha ospitato gare entusiasmanti in passato. Speriamo che i giovani piloti di Formula 2 ci regalino uno spettacolo degno della sua tradizione. Davide Valsecchi mi farà compagnia anche oggi per commentare questa attesa gara di Formula 2 qui nella splendida campagna belga. Siamo a Spa, circuito amato sia dagli addetti ai lavori che dagli appassionati. Davide, qualche consiglio per i piloti? È un piacere come sempre, Alex. Chi non ama Spa? Vorrei essere in pista con loro. Ma non credo che mi affannerei a lottare per la prima curva. Piuttosto cercherei di superarla in sicurezza, posizionandomi al meglio per attaccare la fine del rettilineo. Questo circuito. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Calabrese si posiziona in pole position. A scattare appena dietro Antoine Hubert. Quindi, nel resto della griglia, King, Aitken, Giuliano Alesi e Aylot, Ghiotto, Matsushita, Boccolacci, Juan Manuel Correa, Zou, Sech Kamara, Nikita Mazepin e Schumacher, De Vries, Calderon, Latifi e Ralph Boschum. Delle Tras e Maver Ragunathan parte dall'ultima posizione. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. He's in the pits, Nick in the pits.
was the fastest lap of the race. Keep this up. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Sat in P2, Hubert ahead, less than a second separate you. King behind, the gap is less than a second. They're on fresh softs. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Just three laps to go now. Three laps. This is your final lap of the race. We're leading our teammate by 46.8 seconds.
fantastic drive, and it means you're driver's world champion. What a result. Enjoy it. All'inizio della stagione in molti si chiedevano se avesse le carte in regola per arrivare in fondo, ma alla fine ha smentito di scena. È stato un anno speciale, ma ora finalmente è suo, titolo piloti del campionato del mondo in Formula 2. Grande gara della Prema che si aggiudica la vittoria. Allora Davide, qual è stato l'elemento che ha fatto la differenza oggi rispetto agli avversari? Credo che la gestione degli pneumatici sia stata la chiave di volta. Non è solo una questione di andare più veloce. Davide Valsecchi, secondo te chi dovrebbe essere il nostro pilota del giorno? Beh, oggi abbiamo l'imbarazzo della scelta, ma secondo me è stato Jordan King il pilota migliore. Ha affrontato alcune situazioni difficili con grande sangue freddo e controllo. E ora passiamo ai costruttori. I punti di vantaggio della Prema sugli inseguitori aumentano. Nel frattempo prosegue la scalata alla classifica della Arden dopo un weekend entusiasmante. Dopo questa gara vincente sarebbe da pazzi perdersi il prossimo appuntamento. Arrivederci e buon proseguimento!